Britney Spears, su Instagram, l'addominale è da urlo. Ormai, del fitness, Britney Spears è un'esperta. Basta guardare i suoi profili social, per scovare decine e decine di video in cui mostra i duri allenamenti a cui quotidianamente si sottopone. Esercizi che, coi pesi o a corpo libero, hanno regalato alla pop star che il prossimo 2 dicembre compirà 36 anni un fisico da urlo. Workout a ritmo di musica. A 35 anni, Britney Spears appare più in forma che mai. Ma, ottenere quel corpo così definito, non è stato per lei come per, quasi, chiunque altra una passeggiata. A dimostrarlo è lei stessa, coi tanti video che pubblica sui suoi profili social. Video che la ritraggono in top e micro shorts, intenta ad allenare ogni singolo muscolo del suo corpo. L'ultimo, in particolare, contiene anche un tocco di autostima. Come sottofondo musicale del suo workout, Britney ha infatti scelto la canzone di Jay Z in cui si parla di lei. Quando questa canzone è uscita, ho perso la testa e ho pianto come una ragazzina emozionata, ha dichiarato la pop star. Io e la mia Teflon Q45, vetri oscurati, ragazze bianche che ballano su Britney, così rappa nella canzone, dal titolo Ma che me e il marito di Beyoncé. E, seppure non canti con lui, la presenza della Spears aleggia per tutto il singolo. Perché è proprio uno dei suoi brani, a fare da sottofondo al testo di Jay Z. Un'operazione, questa, che la bionda pop star pare avere particolarmente apprezzato. Tanto da ascoltarla mentre, nella sua residenza californiana, si allena sollevando pesi. Top rosso e pantaloncini fucsia, Britney che, oltre ad essere una delle pop star più apprezzate e più pagate, è anche mamma di due splendidi bambini, mostra di avere una grande dimestichezza con il kettlebell, quell'attrezzo ginnico composto da una sfera e da una maniglia, che serve a rafforzare i muscoli della parte superiore e della parte inferiore del corpo. Il suo utilizzo, insieme ai tanti altri esercizi in palestra a cui la bionda cantante si sottopone, è responsabile di un corpo così tonico. Ma anche di un benessere psicofisico ritrovato. Che la pop star sia oggi felice, è evidente. E, buona parte del merito, va sicuramente ad un ritrovato amore per se stessa. Un amore che passa, appunto, attraverso gli esercizi. Già lo scorso agosto, Britney aveva condiviso diversi video per mostrare a tutti i suoi workout, non tanto video tutorial, per raccontare i suoi allenamenti, quanto più video celebrativi. Come a dire che la reginetta del pop è tornata, e adesso sono guai per tutte. Snodatissima anche nelle sue sessioni di yoga, la Spears che ha sempre avuto una vita amorosa turbolenta pare aver smesso, almeno nelle relazioni, di fare pericolose acrobazie. Dopo la disastrosa storia con Kevin Federline, conclusasi con un divorzio, oggi la cantante appare serena accanto al suo nuovo fidanzato, un modello di cui poco si sa. Anche se, i suoi comportamenti, dimostrano come questa volta voglia andarci coi piedi di piombo. Del resto, nella sua vita di uomini ce ne sono già due. E suoi due figli, Sam, di 11 anni, e Aiden, di 10,